credo che sia necessario fare una riflessione a partire dai termini perché appunto eh, colonialità e colonialismo non sono la stessa cosa eh, perché eh, la colonialità se vogliamo contiene il colonialismo e soprattutto fare la differenza tra i due termini permette di capire che eh, la decolonizzazione oltre al fatto che non è un processo terminato e quindi la decolonizzazione non è, non è finita ma soprattutto che pensare che ci sia in atto una decolonizzazione o che ci sia stata una decolonizzazione ci permette di esonerarci dall'idea di essere invece ancora immersi nella colonialità la colonialità Uh, se forse possiamo uh, riassumerla e se è possibile uh, riassumerla, io la vedo un po' come un insieme di cose, cioè è uh, uno, un, um, una sorta di mix che uh, si è sviluppato a partire dalla uh, conquista dell'America, di Abayala, anche qua bisogna eh, magari mettere l'accento sul fatto che è arrivato il momento di cambiare i nomi e che parlare di America o di Americhe è comunque eh, sempre un eh, linguaggio eh, coloniale e violento. E quindi dicevo, dal momento della, della conquista si, sono, um, si è sviluppato il sistema mondo nel quale viviamo, che è formato da diversi elementi. Un po' come eh, se vogliamo un barattolo di cetriolini. Eh, mi viene da pensare che noi siamo tutti, tutte e tutti eh, dei cetriolini imbevuti in, questo, eh, in questa acqua che però non è acqua, ma è un insieme di eh, elementi eh, che sono appunto il colonialismo, la violenza intrinseca nel, eh, nel, nel colonialismo, il capitalismo che si è sviluppato appunto eh, dal eh, 1492, eh, il razzismo che è diventato parte integrante di questo sistema, eh, categorie in rapporto di eh, subordinazione come il genere, la classe, l'età, eccetera. E eh, tutti questi elementi si sono mischiati eh, insieme e hanno formato eh, questa colonialità eh, che è come l'acqua dei cetreolini, una specie di eh, salamoia nel quale siamo immersi. È per questo che secondo me è necessario riflettere sul fatto che non, non basta eliminare uno degli elementi, come non basta eh, tirar fuori i cetreolini da quest'acqua per pensare che non sappiano più di, um, di uh, salamoia, ma è necessario uh, pensare che questa acqua puzza e che uh, bisogna buttarla via e uh, rifare uh, un'altra cosa. Perché, infatti, anche le persone più diciamo così militanti tra di noi non sono. Eh, fuori dalla colonialità e quindi se non capiamo questo è molto difficile passare a un processo di decolonializzazione, cioè di rendere la decolonialità un verbo, cioè eh, passare all'azione per decolonializzare non solo le nostre menti ma soprattutto le nostre eh, pratiche e il nostro modo di eh, sentirci e di stare nel mondo. Allora, una delle, delle, delle colonialità di cui parlano i pensatori e le pensatrici dell'America Latina è la colonialità del sapere. Loro parlano di colonialità dell'essere, colonialità del potere, colonialità del sapere, colonialità del genere. Eh, io mi sento eh, chiamata in causa direttamente eh, dalla colonialità del sapere perché eh, sono professora all'università, eh, lavoro alla eh, Sorbona di eh, Parigi e eh, quello è un centro eh, del eh, sapere per l'eccellenza, non perché sia particolarmente ehm, interessante scientificamente, ma piuttosto perché simbolicamente rappresenta eh, un sapere che non è un sapere tukur, ma è un eh, sapere occidentale eurocentrico, cioè un sapere che si è formato ehm, a, nella modernità. Eh, coloniale e un sapere che si è eh, sviluppato a partire eh, da un eh, corpus che non solo è un corpus, cioè un, un insieme, un blocco. Di, di, di libri, di testi uno sopra l'altro, ma è eh, in relazione ai corpi delle persone, perché la, eh, il, il, sapere, il sapere considerato eh, vero, cioè scientifico, obiettivo, eh, fatto attraverso dei metodi eh, che sono poi quelli cartesiani, eh, si è formato per eh, conquistare gli altri eh, contesti, le persone, i territori, eccetera, e per imporre scientificamente la supremazia eh, bianca europea sul eh, resto del, del mondo. Io ehm, sono nata eh, bianca, ma non solo sono nata bianca, ma mi sono formata su eh, corp un corpus di testi bianco, quindi il mio sapere è un sapere bianco e quindi è necessario riflettere su queste cose e eh, il primo atto per una come me che lavora all'università è decolonializzare la propria bibliografia nei corsi per esempio e quindi andare alla ricerca di altri saperi che non siano quelli bianchi eurocentrati, euro normati. L'inclusione, un mondo eh, inclusivo, un mondo giusto, eh, parte da eh, delle pratiche, delle micropolitiche che possono anche essere eh, quelle che eh, vengono fatte anche in contesti della, della militanza e molto spesso quando eh, ci troviamo in contesti eh, collettivi di militanza eh, ci dimentichiamo un po' che eh, l'inclusione passa anche attraverso la lingua e quindi l'accessibilità della lingua per tutte le persone, le persone presenti. Questo soprattutto nei contesti internazionali passa per non dare per scontato che l'inglese debba essere per forza la lingua veicolare e soprattutto che la lingua inglese sia conosciuta da tutte le persone. Io ho imparato che per me fare dei coming out che possano anche rafforzare le altre persone passa attraverso il coming out di quelle cose che. Non vengono considerate, che vengono considerate, diciamo così, vergognose o problematiche per una come me, che nel mio caso non è certo quello di essere lesbica, ma quello di non essere English speaker per una persona che lavora nel contesto internazionale e che lavora all'università. E quindi ogni volta fare il coming out della difficoltà con la lingua inglese passa attraverso l'idea dello, dello shame, della vergogna no? di non essere, di essere out of place e che va anche a integrare l'idea di essere la famosa eh, impostor syndrome, quindi di essere un impostore, di non essere eh, nella, um, in place dove, eh, dove sono. Mentre la questione per me eh, dell'inclusione dell linguistica è fondamentale perché è attraverso poi eh, la questione delle lingue che si è eh, sviluppato il sistema eh, occidentale euronormato e che ha oggi una lingua imperiale come l'inglese come lingua eh, veicolare per, per tutti i contesti. Questo è problematico anche a livello appunto della produzione poi eh, culturale perché eh, tutto ciò che è scientifico o considerato scientifico passa attraverso l'utilizzo della lingua inglese, che eh, dei processi, per esempio, di pubblicazione sulle riviste cosiddette scientifiche passa attraverso il fatto che eh, le persone che non hanno eh, una, ehm, un, un livello di lingua adatto a scrivere sapere scientifico rimangono poi fuori dalle eh, riviste e quindi dai contesti che veicolano il sapere cosiddetto legittimo. Per me ehm, creare un eh, mondo giusto per se seguire la giustizia passa anche attraverso eh, la lingua e le lingue che parli, proprio perché la colonialità Passa attraverso l'ingiunzione a parlare certe lingue piuttosto che altre, anche alla divisione tra eh, quella che viene considerata una lingua e quella che viene considerata un dialetto. No? Questa divisione tra lingua e dialetto è uno degli aspetti forti eh, della, eh, della colonialità perché di fatto ha reso subalterni, ha subordinato certe maniere di parlare a, eh, ad altre e quindi portando chi parla in una certa maniera alla categoria di subumano. e quindi alla creazione eh, della, eh, della, della, sub, della subumanità. Quindi per me questa è una cosa importante a livello di coscientizzazione collettiva, cioè di riflettere eh, come anche la lingua veicoli dei, eh, dei privilegi e anche eh, trovare delle pratiche che siano inclusive, che poi sono molto più semplici di quanto pensiamo, perché per esempio io una volta avevo organizzato un convegno Femminista, e um, c'erano. Avevamo fatto un banchetto dove le persone arrivavano e invece di avere il loro, perché all'università si fa così il badge con il proprio nome già scritto, stampato, le persone avevano un banchetto con tutti i colori con dei fogli e tu potevi scrivere sul cartoncino il, il, um, il tuo nome scelto, così non c'era problema con una differenza tra cisgenere e, e, e persone trans, e poi eh, eh, tu potevi mettere dei colori che c'era un codice colore e eh, quali erano le lingue in cui tu ti sentivi eh, comfortable a parlare con le altre persone così io mi relazionavo a te guardando quei colori e potevamo uscire dall'ingiunzione di parlare solo l'inglese o il francese ma di vedere in realtà quali lingue potevamo avere in comune e quali parlare e poi avevamo fatto anche un badge per quelli che chiamavamo eh, i passatori, le passatrici di lingue cioè delle persone che erano disposte quando ci si incrociava anche nei corridoi a facilitare la conversazione tra gli altri in una lingua che tu potevi mettere come eh, lingua in cui tu ti ponevi come eh, passatrice e questo la questione del passaggio, eh, io femminista, l'ho imparato poi da eh, femministe cicane come eh, Gloria Anzaldù e Cherry Moraga, che avevano scritto di fare della propria schiena un ponte, no? quindi di metterci il corpo nel, nelle cose, nel facilitare i passaggi e nel eh, creare proprio queste. Eh, eh, questo, eh, questi contatti tra contesti diversi e persone diverse. Eh, eh, parlare di privilegi, secondo me è, è, è fondamentale, ma è fondamentale parlarne collettivamente e soprattutto parlarne negli spazi eh, della militanza e dell'impegno politico. Perché eh, Parlare di privilegi molto spesso, soprattutto quando si è eh, persone bianche in contesti decoloniali o di ricerca di costruzioni di eh, mondi eh, decoloniali, ehm, mette sempre abbastanza in difficoltà perché è difficile eh, dire quali sono eh, i propri privilegi e fare o, o mh, arrivare a. Eh, essere coscienti, soprattutto, che avere dei privilegi non significa per forza mobilitarli, usarli ah, per opprimere. Per me, il punto è capire. Che quando si ha certi privilegi, in particolare quello uh, della bianchezza, eh, si è sempre eh, nel sistema mondo dalla parte sbagliata: nel senso che ovunque sei con la tua bianchezza, saturi lo spazio in cui sei e comunque partecipi e benefici della supremazia, del sistema di dominazione della supremazia bianca. Allora, per me, il punto è partire invece che arrivare a questo, cioè partire dalla consapevolezza dei propri privilegi eh, per andarci dentro. Per andarci dentro profondamente e quindi capire come mobilitarli e passare dall'essere eh, eh, dall una persona alleata all'essere una persona complice. Io questa, questo passaggio per me è stato fondamentale nella mia riflessione individuale e eh, collettiva proprio per superare il senso di eh, frustrazione, la white fragility, come eh, viene, viene chiamata, ehm, e in generale appunto il senso di vertigine che ti viene quando pensi a te nel sistema mondo e di come eh, benefici di tutta una serie di eh, privilegi, ma anche ovviamente di oppressioni, questo cambia secondo il tipo di contesto e secondo i, i, i tempi. Ecco, per uscire da questa impasse, per me. Eh, è stata fondamentale questa fanzina eh, fatta da gruppi autoctoni ehm, negli Stati Uniti e eh, che dicono, eh, parlano della sindrome dell'alleato, prendendo un po' in giro il contesto della militanza, quindi diciamo che parla a noi eh, direttamente come, come persone militanti, e quindi fanno tutta una serie di tipologie del, dell'alleato che fa così, che fa cosà, eccetera, e ce n'è per tutti i gusti, quindi chiunque ci si può ritrovare dentro. E poi loro alla fine dicono, sai che c'è, forse invece di continuare a rimanere nella tua posizione di alleata, forse è meglio che pensi a passare alla postura di complice, cioè dall'alleato colui, con lei, che eh, denuncia. Il sistema di oppressione a, lo visibilizza e eh, lo critica a quella di complice che lo combatte direttamente cercando di capire dove può inserirsi per far cortocircuitare il eh, sistema che produce l'oppressione. Quello ovviamente implica... Una certa dose di rischio perché, ovviamente, ti metti in gioco tu con il tuo corpo. Eh, ma per me la cosa fondamentale è pensare che ci possiamo mettere in gioco con il corpo collettivo, cioè trasformare il proprio corpo individuale in un corpo collettivo per mettersi insieme ehm, nell'azione nella, nella, nell diretta. L'azione diretta a me piace pensarla come Voltairine Claire, che era un'anarchica eh, che viveva negli Stati Uniti che nel 1912 lei ha scritto un libro che si chiama sull'azione diretta e lei dice che l'azione diretta è quella che fanno tutte le persone che si mettono insieme intorno a un progetto e dice chiunque abbia espresso ad altri la propria idea e insieme ci si sia messi per eh, poterla realizzare senza chiedere educatamente lei dice alle autorità competenti di farlo al proprio posto ha praticato l'azione diretta. Questa maniera di pensare l'azione diretta eh, ci permette di vedere che noi possiamo agire a scale diverse, alla scala del nostro quotidiano, quello individuale, quello in cui ci troviamo, perché non viviamo sempre, tranne magari chi vive in eh, contesti più comuni. Poi Uh, ci troviamo molto spesso a uh, vivere in contesti diversi, a passare parte del nostro tempo in contesti cosiddetti di lavorativi, di studio, eccetera, e sentirci a volte soli no? e non sapere come fare. E invece uh, dobbiamo pensare che noi possiamo, in tutti i contesti che attraversiamo, partire dai nostri privilegi per uh, mobilitarci, per uh, prenderci il uh, rischio, per andare a essere complici nelle lotte. E non solo alleati.